l'ennesimo sbarco al porto delle Grazie a Roccella Ionica, arrivati stamane circa 250 migranti di varie nazionalità, il più numeroso degli ultimi tempi. Incendio concessionaria Catanzaro, il rogo è doloso, le videocamere inquadrano il presunto autore. Le fiamme hanno distrutte 3 autovetture, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, dice la solidarietà non basta, serve un moto di ribellione dei cittadini. Dopo la decisione della Regione Calabria di supportare la candidatura della Locride a Capitale della Cultura 2025, il vicepresidente Giusi Princi incontra i primi cittadini ionici. La fiamma tricolore, si faccia chiarezza, alcuni sindaci prendono le distanze dalle loro firme, prima Ferruzzano, poi Anoia, Bagnara, Villa, Stilo e Stignano. Si sono conclusi a Stilo i festeggiamenti di San Martino. Il centro storico ha voluto rievocare l'estate di San Martino, una festa storica sul format del palio. A Gioiosa Ionica si è chiusa con un bilancio positivo la 18ª edizione della festa di San Martino, con grande partecipazione di pubblico e di eccezionale consumazione dei prodotti gastronomici in entrambe le giornate. Bentrovati nel nostro canale di informazione, apriamo il nostro notiziario con un ennesimo sbarco al porto delle Grazie di Roccella Ionica, arrivati stamane, pensate, 250 migranti di varie nazionalità, il più numeroso degli ultimi tempi, un servizio di Giuseppe Mazzaferro. Un peschereccio in ferro lungo 25 metri questa mattina, a dire il vero è seguito e scortato da ieri dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica, è arrivato a circa 30-40 miglia distante dalla costa della Locride, con a bordo oltre 300 migranti. L'intervento delle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Ionica, coordinate dal tenente di vascello Daniele Ticconi, la 302 e la 308, sono intervenuti per trasbordare i migranti. Si tratta di ovviamente quasi 300 persone che sono partite dal porto turco di Smirne. A bordo del peschereccio in legno lungo quasi 25 metri sono giunti fino alle coste della nostra regione. Da ieri quasi 20 ore di osservazione della Guardia Costiera e poi il trasbordo. L'arrivo al porto delle Grazie con l'ausilio della Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e i vari volontari delle associazioni si sono presi cura dei migranti che vedete in questo momento alle nostre spalle, quasi 300, che saranno collocate nella tensostruttura presente nel porto delle Grazie, tensostruttura gestita dalla Croce Rossa, che come sapete però non è in grado di accoglierne più di 180, quindi sicuramente siamo al di sopra dei numeri. Intanto i migranti che erano sbarcati ieri mattina e 2 giorni fa sono stati immediatamente trasportati nei comuni vicini, praticamente una parte è andata a Siderno Superiore, in un vecchio edificio scolastico adibito appunto centro di accoglienza, e un'altra invece nella struttura comunale di Ardore. Ora la tensostruttura è libera per accogliere questa parte importante, numericamente importante, lo ricordiamo, è uno degli sbarchi più numerosi avvenuti negli ultimi mesi a Roccella Ionica, quando in un momento difficile anche a livello politico si discute ancora di immigrazione, di sbarchi e di emergenze. A Roccella in un solo giorno, quindi nella Locride, sono arrivati 300 migranti che ora ovviamente dovranno essere gestiti nelle ore successive. Lo ricordiamo, è il comune di Roccella Ionica, grazie anche all'intervento della prefettura, che si occuperà dei pasti caldi e di tutto quello che serve naturalmente con beni di prima necessità. Ci sono tante famiglie ed anche abbiamo osservato tanti bambini piccolissimi, anche in tenera età. Ovviamente i volontari della Croce Rossa e delle associazioni si occuperanno di loro, la protezione civile di Roccella Ionica, quella comunale, sta ovviamente portando viveri per i primi interventi di sussidio. Una situazione emergenziale, è uno degli ultimi sbarchi più numerosi, era da mesi che non si registravano questi numeri, quasi 300 in un giorno. Dottoressa Pastore, allora vogliamo raccontare le condizioni di salute di questi migranti, che si registrano anche la presenza di gente malconcia e bambini anche in tenera età?
Assolutamente sì, siamo all'81esimo sbarco con oggi, questo è uno dei più numerosi di questo ultimo periodo, abbiamo 250 circa migranti, le condizioni di salute non sono buone, c'è già qualche ricovero in atto, abbiamo tantissimi bambini in tenera età, ieri addirittura ce n'era uno di pochissimi giorni e anche oggi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo queste persone anche molto provati da un viaggio e sicuramente da un mare in tempesta che non è stato molto clemente. Ecco, siete subito intervenuti, mi diceva qualcuno che ha bisogno forse di ricovero in ospedale, c'è qualche dializzato? Allora, innanzitutto c'è un politraumatizzato, quindi va assolutamente ricoverato, insomma ospedalizzato. E adesso stanno monitorando anche tantissime altre situazioni, abbiamo gente che appunto come vedete è assolutamente sdraiata in attesa di un triage e di un trasporto in ospedale. Sì, diciamo che le condizioni non sono piuttosto critiche di alcuni migranti. Ecco, invece la tensostruttura è stata appena svuotata, non si è fatto tempo neanche forse a disinfettarla, che subito dovranno rientrare i nuovi migranti. È una situazione che non può andare avanti a lungo così. Beh, diciamo che ci stiamo verificando uno sbarco al giorno, se non due. E la tensostruttura era già piena da ieri, ci hanno comunque assicurato che oggi con lo svuotamento di queste persone migranti che verranno trasferite, prima di far entrare almeno questi migranti nella tensostruttura, che comunque non possono, per il numero che sono, non possono starci, perché la tensostruttura massimo 180. Ricordo che appunto siamo a 150, massimo 160 persone, qui invece superiamo i 200, quindi insomma è improponibile la situazione, non possono sostare anche per la notte. I carabinieri della compagnia di Cosenza e Rende hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Cosenza nei confronti di un 34enne di San Fili, già note alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di essere stato uno degli autori di rapine commesse dall'ufficio postale di Zumpano il 30 di luglio e il 16 settembre scorso. Per quest'ultima rapina è stato inoltre ritenuto responsabile e arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari di un 25enne di Cosenza già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione domiciliare nei confronti del 34enne i carabinieri hanno trovato e sequestrato 9 cartucce calibre 38 special compatibili con l'arma da fuoco utilizzato in entrambe le rapine a lui attribuite. Il personale della Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza che dispone un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati della ex compagna a carico di un 31enne cosentino già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento emesso dal GIP di Cosenza è l'epilogo di un'attività investigativa condotta dalla squadra mobile coordinata dalla Procura di Cosenza. Gli agenti poi hanno accertato anche che l'indagato aveva maltrattato più volte nel tempo la propria convivente. Quest'ultima, esasperata dalle violenze subite, aveva maturato la decisione di interrompere il rapporto, ma questo, secondo l'accusa, non è stato sufficiente a placare l'atteggiamento aggressivo dell'uomo, che avrebbe così continuato a minacciare la stessa ed il proprio figlio minore attraverso messaggi di morte. Cambiamo pagina, parliamo dell'incendio alla concessionaria di Catanzaro. Bene, il rogo è doloso, le videocamere inquadrano il presunto autore e le fiamme hanno distrutto così 3 autovetture. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, dice: la solidarietà non basta, serve un moto di ribellione dei cittadini. Guardiamo il servizio di Maria Teresa Criniti. Un grave atto intimidatorio è stato perpetrato nella notte ai danni della concessionaria Auto Bencivegni di Catanzaro, una tra le aziende rinomate e di eccellente nel settore per l'offerta di qualità di prodotti e servizi ai clienti. Un incendio che ha interessato il parco macchine con conseguenti e notevoli danni, poiché le dinamiche criminali risulterebbero evidenti nelle immagini rilevate dalle telecamere della stessa azienda, oggi al vaglio degli inquirenti. In una registrazione si vedono 2 persone arrivare a bordo di
di uno scooter, poi una fiammata, quindi lo scooter che si allontana. Un quadro che diventa più chiaro con le riprese della telecamera Condor della concessionaria, che ruotando riprende il piazzale quando punta sulle tre auto elettriche parcheggiate negli stalli di ricarica. È il momento in cui esplode la fiammata, forza innescata dal lancio di una bottiglia incendiaria. A questo ennesimo atto criminale, la levata di scudi e soprattutto di solidarietà dalla politica e dall'economia. In primis la reazione preoccupata del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che su Facebook scrive: dopo la Guglielmo Caffè, un'altra importante azienda della nostra città viene colpita da un atto doloso riconducibile alla criminalità. Ho detto più volte, dice Fiorita, che non basta la semplice solidarietà, anche se la città è vicina alla concessionaria Bencivenni. C'è bisogno di un moto di ribellione da parte dei cittadini, c'è bisogno di una risposta forte dallo Stato, perché senza sicurezza non può esserci sviluppo e civile convivenza. Solidarietà anche dalla Presidente del Consiglio regionale, che dichiara: le intimidazioni che ultimamente hanno interessato la concessionaria Bencivenni, dice, suscitano un'ulteriore preoccupazione per la condizione di generale disagio che non garantisce a imprenditori e cittadini il diritto ad agire e operare in tranquillità e sicurezza. Perché ho visto la scena ed è caduto come un salame, però che bel cazzotto a scriverlo in un messaggio la sera stessa dell'aggressione. Parliamo della 17enne arrestata proprio ieri con la madre e un concorso anomalo in un tentato omicidio nell'ambito delle indagini sull'aggressione di Davide Ferrerio, il ragazzo di 21 anni avvenuta a Crotone l'11 agosto scorso. Il ragazzo è ricoverato nell'ospedale di Bologna, ricordiamo, in coma irreversibile. Nell'ordinanza emessa appunto dal GIP nei confronti della madre sono riportati alcune intercettazioni. In una di queste Nicolò Passalacqua, il 22enne già arrestato, dice: è come se mi avesse fatto il lavaggio del cervello la madre. In merito alla ragazzina, la cui posizione è stata vagliata dal Tribunale dei Minori di Catanzaro, il GIP di Crotone ha emesso l'ordinanza nei confronti della madre, che evidenzia la 17enne che faceva presente al ragazzo che la madre non si era risentito per quanto è fatto dallo stesso. Dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Crotone emerge come figura cardine dell'aggressione proprio la 41enne, la madre della ragazzina, che il GIP descrive come una matriarca capace di ammaliare terzi e piegarli sul suo volere. Sarebbe stata lei a istigare Passalacqua dopo le avance di un uomo ricevute dalla figlia sui social. Cambiamo pagina, parliamo sempre di cronaca. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Reggio Calabria perché sono stati sorpresi in flagranza di reato di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina e del relativo munizionamento. In particolare gli agenti di una volante impegnati nell'attività di controllo del territorio nel quartiere Tremulini hanno notato un uomo disfarsi velocemente di una busta di plastica rientrando repentinamente all'interno di un immobile. Insospettiti così i poliziotti hanno verificato il contenuto della busta, trovando un fucile a canne mozze e 38 cartucce, di cui due a palla unica. Il controllo è stato quindi esteso all'interno dello stabile, dove veniva accertata la presenza dei due uomini italiani. Parliamo di un 32enne e di un 29enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Ignoti hanno tentato di appiccare fuoco ad una porta del settecentesco Palazzo Gagliardi, di proprietà del comune, sito nel centro storico di Vibo Valentia, quella relativa a locali dati in uso del CEV, il Comitato Editori Vibonesi. L'episodio si è verificato all'intorno di ieri sera alle ore 21. Sono stati i titolari del locale attivo a far scattare l'allarme e a spegnere così anche le fiamme. Sono stati stanziati circa 2,7 milioni di euro proprio per le aziende del Bergamotto, il nuovo bando della Regione Calabria, per favorire così l'incremento della produzione dell'essenza di bergamotto. Un servizio di Maria Teresa Criniti. Favorire un netto incremento delle produzioni di essenza di bergamotto, uno dei simboli della Calabria nel mondo. Questo è lo scopo del bando finalizzato al sostegno degli interventi nelle aziende a indirizzo bergamotticolo, della quale sono ora disponibili sul portale della Regione Calabria le graduatorie definitive delle due diverse azioni previste. I fondi stanziati dalla Regione, dice l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, sono destinati alla valorizzazione della filiera del bergamotto, peculiarità della
provincia reggina, ma anche importante marcatore identitario della Calabria. Nello specifico, l'azione A del bando è pensata per la realizzazione di nuovi impianti di bergamotto in sostituzione di vecchi impianti non più produttivi o la riconversione di agrumeti a bergamotto. Di queste sono state valutate ammissibili 63 istanze per le quali il contributo concedibile ammonta ad oltre 1 milione di euro. L'azione B riguarda invece le creazioni di nuovi impianti su altre superfici agricole irrigue e risultano essere 87 le domande ammesse, 13 delle quali però al momento non finanziate per mancanza di risorse. Il contributo concedibile è quasi 2 milioni di euro. Tra gli investimenti ritenuti finanziabili figurano anche i miglioramenti fondiari atti a favorire l'efficienza della risorsa idrica con sistemi di irrigazione a basso consumo. Da segnalare infine, in considerazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e della difficoltà di reperire agevolmente piante di bergamotto, come pure il fatto che la stagione in corso è agronomicamente sfavorevole alla piantumazione del bergamotto, su impulso del Dipartimento dell'Agricoltura si è inoltre deciso di prorogare i termini di inizio e fine lavori, con il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati passato da 12 a 18 mesi. Dopo la decisione della Regione Calabria di supportare la candidatura della Locrita Capitale della Cultura 2025, il vicepresidente Giusi Princi incontra così i primi cittadini ionici. Andiamo a vedere com'è andata. Dopo la decisione della Regione Calabria di supportare la candidatura della città metropolitana di Reggio Calabria e nello specifico della Locride a capitale della cultura, è stato organizzato questa mattina nella sede del GAL Terre Locride un incontro con la vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi. A seguire alle 11 questa mattina poi l'incontro nel consiglio comunale di Locri, un confronto con i primi cittadini della Locride. Successivamente la vicepresidente della giunta, nonché assessore all'istruzione, formazione e pari opportunità, si è recata al liceo classico Ivo Olivetti di Locri per un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti superiori. La Princi si è detta soddisfatta e impegnata a sostenere il progetto di candidatura per il conferimento di questo prestigioso riconoscimento nei confronti dell'area della Locride, che purtroppo sappiamo ha un forte potenziale di sviluppo ma inespresso. Un incontro importantissimo perché avalla l'impegno della Regione a sostenere la candidatura della Locride a capitale della cultura per il 2025, un progetto fortemente voluto dal GAL e dai 42 comuni che sono stati coinvolti. La Regione ne ha recepito quella che è la bontà del percorso ed è fortemente convinta che soltanto valorizzando quello che è l'importante patrimonio culturale che appartiene a queste realtà, patrimonio che consiste in siti archeologici, in beni storici, patrimonio immateriale che è legato alla forte identità che appartiene a questi comuni. E allora sosteniamo la candidatura della Locride per riscattarne un'immagine che per troppo e per lungo tempo ne ha bistrattato quella che è la specificità dei territori, che c'è un grande potenziale che noi vogliamo sostenere, quindi sostenere la Locride significa contribuire allo sviluppo economico, sociale e soprattutto culturale dell'intera regione. Uno dei promotori dell'iniziativa è stato il presidente del GAL, Francesco Macri, che da sempre porta avanti il progetto Locride Capitale della Cultura 2025. No, niente, oggi abbiamo avuto la visita gradita dalla vicepresidente della Regione Calabria, che naturalmente sposa appieno la candidatura della Locride Capitale della Cultura Italiana 2025. Abbiamo parlato con la CDA del GAL, anche di altri progetti che sono sul territorio, ma soprattutto di quello che può diventare questo territorio a prescindere dalla vittoria nella Capitale della Cultura, ma anche quel progetto culturale messo in piedi invece a Locride 2025 che deve proseguire assolutamente fino al 2025, quindi con iniziative culturali di spessore, iniziative culturali che aggreghino e creino alleanze sul territorio. Questo è lo scopo che ci siamo prefissati all'inizio e questo abbiamo avuto assicurazioni dalla vicepresidente che la Regione seguirà con attenzione tutti i nostri percorsi e quindi siamo molto soddisfatti. Il
Consiglio comunale Regino conferma il proprio sostegno proprio all'azione amministrativa intrapresa dal sindaco Giuseppe Falcomatà dopo l'ultima pronuncia della Corte d'Appello sul processo cosiddetto Miramare. Il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti si è detto fiero di continuare così il progetto e la visione di città condivisa con un condottiero che ha deciso di mettere la faccia e si è speso per Reggio non negli anni in cui era facile governare, ma quando si è trattato di ricostruire il tessuto sociale ed economico e risanare così un debito indecifrabile. La fiamma tricolore si faccia così chiarezza. Alcuni sindaci prendono le distanze dalle loro firme. Parliamo di prima di Ferruzzano, poi Anoia, Bagnara, Villa, Stilo e anche Stignano. Guardiamo il servizio di Nicodemo Barillaro. Il vice sindaco di Ferruzzano, Antonio Crea, è stato il primo a dissociarsi, seguito a ruota dal sindaco di Anoia, Alessandro De Marzo. Giurano di non aver voluto prendere posizione politica e soprattutto polemizzare assolutamente su sentenze giudiziarie che comunque vanno accettate al di là della colorazione partitica di chi li subisce. Poi è stata la volta del sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi, quindi del sindaco di Villa San Giovanni, Giussi Caminiti. Non è una solidarietà a Falcomatà, ma solo un appello per la riforma della Severino e comunque è scoppiato un casino, fa sapere, e in serata anche i sindaci di Stilo e Stignano, rispettivamente Giorgio Tropeano e Pino Trono, si dissociano. È la stessa città metropolitana che nella mattinata di ieri aveva fatto sapere che nel pomeriggio sarebbe arrivato un altro comunicato con altre firme a sostegno di Giuseppe Falcomatà. Poi ha corretto il tiro dilazionando a oggi la diffusione del nuovo documento. Al momento non si sa se il fronte di coloro che prendono le distanze da quel documento crescerà ancora. Fonti autorevoli del centrodestra cittadino sostengono che molti sindaci siano stati tratti in inganno perché gli amministratori sarebbero stati contattati solo per firmare un appello per la modifica della legge Severino, in cui non vi era alcun richiamo politico alla condanna rimediata da Falcomatà e che poi siano state inserite altre considerazioni di natura politica. E il portavoce provinciale della Fiamma, Giuseppe Minnella Tuona, è necessario che si faccia immediatamente luce su quanto accaduto. I sindaci hanno firmato un documento vergognoso in cui manifestano solidarietà a un condannato, quindi mancando gravemente di rispetto alla sentenza e ai magistrati che l'hanno emessa, oppure qualcuno ha modificato e inviato alla stampa un documento totalmente diverso da quello sottoscritto dai sindaci. Nel primo caso chiediamo le immediate dimissioni per indegnità di tutti quei sindaci che abbiano firmato scientemente un appello che giustifica un sindaco per l'abuso d'ufficio. Nel secondo caso chiediamo le dimissioni di chi ha modificato e diramato il comunicato. Si vada al più presto alle elezioni di Anci Calabria. Il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, chiede l'intervento di Anci Nazionale dopo la nuova sospensione di Marcello Manna. L'attività dell'associazione che rappresenta così gli enti calabresi in un momento in cui è necessaria un'azione forte e anche credibile a difesa delle tante istanze ed esigenze che provengono dai comuni. E questa la richiesta rivolta appunto agli organi nazionali dell'Associazione dei Comuni da parte del sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, che era stato candidato contro Marcello Manna nell'assemblea congressuale del 2021 proprio per la presidenza di Anci Calabria. Si sono conclusi a Stilo i festeggiamenti di San Martino, il centro storico che ha voluto così rievocare l'estate di San Martino, una festa davvero storica sul format del palio. Guardiamo il servizio. Anche Stilo non si è fatta mancare i festeggiamenti per l'estate di San Martino con un evento storico rievocativo unico a livello nazionale. Una kermesse rientrata tra le manifestazioni del festival rinascimentale del quale fa parte il famoso Palio di Ribusa. L'estate di San Martino rientra nel festival degli eventi del rinascimento calabrese. Diciamo che è un evento che va sulla falsariga del Palio di Ribusa, il tradizionale Palio di Ribusa che per tanti anni, per oltre 20
ha animato il nostro borgo. Noi ci tenevamo a fare questo evento anche perché per noi è importante destagionalizzare il periodo delle feste, è importante non concentrare gli eventi nelle due o tre canoniche settimane di agosto, perché allungare anche il periodo degli eventi e offrire la possibilità ai cittadini, ai nostri cittadini, ai cittadini calabresi, ai visitatori di poter visitare i borghi e godere di questi eventi per noi è una cosa molto importante. Noi abbiamo potuto realizzare questo evento grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, è un FUS, tecnicamente è un FUS, è stata una bella idea progettuale e il fatto che ne siano stati finanziati solo 147 in Italia, 18 solo in Calabria, per noi motivo anche, certo, rientrano queste 18 e grazie a questo finanziamento abbiamo potuto realizzare questo evento, perché per poter valorizzare i nostri borghi, che poi sono anche step, percorsi di crescita sociale, culturale, sono vetrine diciamo per i nostri borghi, è importante intercettare finanziamenti nazionali, regionali, se no, come dicevo prima, con i finanziamenti del bilancio comunale, con le casse comunali non si riesce. Un ricco programma pieno di esibizioni di ogni tipo che ha visto come protagonisti varie compagnie di artisti, sbandieratori, giullari e cantastorie. Un susseguirsi di luci, fuochi, effetti speciali e divertimento per tutta la famiglia. Luca Sargenti, regista della compagnia teatrale Accademia Creativa, che si trova a Stilo in una creatività, devo dire, particolare e suggestiva, con effetti luci particolari. Complimenti innanzitutto. Grazie. Noi siamo estremamente felici di essere di nuovo qui a Stilo, in questo ribusino, mi hanno detto viene chiamato così, perché è un segnale importante. Insomma, il Palio di Ribusa è una festa che riecheggia già a livello di importanza fino in Umbria, insomma noi tutti conosciamo il Palio di Ribusa, fu un onore per noi fare il nostro spettacolo principale, che è La Tempesta di Shakespeare, proprio al Palio di Ribusa in una delle sue prime repliche, quando stavamo nascendo con questo spettacolo nel 2018, e che poi in quell'anno esplose questa tempesta e poi è diventato insomma uno spettacolo per noi di punta che ha sfiorato le 300 repliche. Più di 100 artisti di strada, protagonisti di spettacoli itineranti tra i più rinomati del panorama delle feste storiche d'Italia. Ebbene sì, Madonna, lo potete dichiarare che avanti a voi io sono un giullare, ma questa per me è una cosa imprevista, che ai tempi miei non c'era l'intervista, sicché diciamo che è una gran conquista nella mia lunga carriera d'artista. Nella sua lunga carriera d'artista ha mai visto Stilo? Ebbene sì, e ne ho le prove, che io ero qui nel 2019 e infatti, se la mia memoria a perdersi non è usa, venni qui per il Palio di Ribusa. Si è pensato di organizzare una grande festa storica sul format del Palio, ha dichiarato il direttore artistico Francesco Sorgiovanni, proprio perché San Martino ha qualche attinenza con cavalli e cavalieri. San Martino, infatti, dice Sorgiovanni, era il cavaliere della luce. Infatti la scommessa principale è proprio questa, intanto il periodo, poi il fatto di ripetere una festa storica sullo stesso format del Palio di Ribusa. Il Palio di Ribusa ormai è un marchio ben riuscito, una manifestazione, rievocazione storica ben riuscita, è naturale che ci è venuto facile rievocare, più che rievocare, organizzare una festa storica proprio nel periodo di San Martino, riprendendo una vecchia tradizione e rendendola proprio sotto lo stile rinascimentale, con vari gruppi storici, proprio come dicevo prima, come il Palio di Ribusa. E devo dire che fino a questo punto la manifestazione è ben riuscita e dalla partecipazione della gente soprattutto abbiamo capito che si può fare cultura, si può fare turismo dalle nostre parti anche a novembre, facendo una festa storica ambientata nel periodo rinascimentale con la presenza di questi gruppi.
era naturale che fosse una cosa originale, né tantomeno temevamo che in ogni borgo, in ogni paese c'è una festa dedicata a San Martino come da tradizione. Il nostro non era solo un aspetto mangereccio, pure importante per la nostra tradizione di arte culinaria, ma le spettacolazioni sono quelle che hanno fatto da contorno a stilo in questa occasione a quello che è anche l'aspetto culinario che è prevalente negli altri borghi. Svolta a Bivongi una partecipata assemblea pubblica del PD organizzata dal segretario del circolo, parliamo di Alessio Zirilli, aperta alla cittadinanza della vallata dello Stilaro, all'incontro volto anche ad approfondire così la conoscenza tra i cittadini del comprensonio e anche il senatore Dem Nicola Irto, che hanno preso parte militanti, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni. Nicola Irto ha registrato le tante esigenze provenienti del territorio e anche garantito di farsi da tramite per farli arrivare così sui tavoli istituzionali di ogni livello. I migliaia paravati nell'anniversario dell'arrivo della statua della Madonna. Siamo arca della nuova alleanza, il vescovo nostro richiama così i fedeli ad una vita di santità nel solco del Vangelo, un servizio di Nicodemo Barillaro. Ieri è stata la prima volta che i cenacoli di preghiera si riuniscono ufficialmente nella grande chiesa del Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime sognata da Natuzza Evola Paravati, ma anche la prima volta che il raduno di novembre, uno dei due grandi appuntamenti che si svolgono alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime nel corso dell'anno, si svolge senza alcuna restrizione pandemica o post-pandemica. C'era attesa tra i devoti di Natuzza Evola per questa importante data, che però probabilmente da quest'anno ha iniziato una propria profonda evoluzione rispetto al passato. Alla fine ieri a Paravati, principale frazione di Mileto e paese nativo di Natuzza Evola, sono arrivati in migliaia, forse non tanti quanto in passato, ma di certo in gran numero, con il desiderio e la voglia di prendere parte alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Attilio Nostro. E anche se durante l'omelia il vescovo non ha citato per nulla Natuzza, la sensazione alla fine della celebrazione per molti dei presenti è stata di appagamento e serenità per la ripresa di un appuntamento intimamente inciso nella devozione di quanti hanno visto in Natuzza Evola una mamma nel senso spirituale del termine. In questo periodo la liturgia della parola non è affatto facile, ha esordito il vescovo nella sua omelia. Il Signore sembra ribadire in maniera continuativa, ha detto Monsignor Nostro, un pensiero che da un primo ascolto ci risulta pesante. E adesso ci fermiamo un pochino, non cambiate canale. All'unanimità della giunta comunale di Bova Marina ha deliberato così l'aggiornamento e la proroga dei progetti PUC, sono dei progetti di utilità collettiva che l'ente, guidato dal sindaco Saverio Zavettieri, ha realizzato con i percettori del reddito di cittadinanza, specie nel campo dell'ambiente, del verde pubblico e del decoro urbano, dei rifiuti e anche dei beni culturali. Una delibera molto importante che non solo persegue la promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti beneficiari di RDC, nonché l'interesse generale della comunità locale con il potenziamento di servizi già attiva, ma avvia pure un percorso di transizione digitale su cui il Comune di Bova Marina è impegnato proprio per garantire i servizi più rapidi, efficienti e meno costosi ai cittadini. E adesso invece ci spostiamo a Gioiosa Ionica, che si è chiusa così il bilancio molto positivo, parliamo della 18ª edizione della festa di San Martino, con grande partecipazione di pubblico ed eccezionale consumazione appunto dei prodotti gastronomici in entrambe le giornate. Gli organizzatori infatti ringraziano i collaboratori e anche le istituzioni, le associazioni che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita dell'evento, ma andiamo a guardare bene il servizio di Vincenzo Logozzo.
Bene, San Martino 2022, diciamo che torna per le strade del centro storico di Gioiose questa bellissima manifestazione che è fondata un po' sulla riscoperta delle tradizioni gastronomiche, ma non soltanto, la tradizione di rivedersi e di rincontrarsi per strada e di stare insieme. Questa è l'anima, l'essenza di questa festa che con grande caparbietà, con grande sforzo, l'associazione Borgo Antico ha voluto anche quest'anno regalare alla nostra comunità, ed è davvero una bella serata, un ambiente speciale. Manifestazione come sempre patrocinata dal Comune di Gioiosa Ionica, e quest'anno anche la città metropolitana ha voluto dare un segno tangibile, un contributo importante, promuovendo e sponsorizzando per questa serata un bellissimo concerto di musica folk. Queste iniziative hanno un valore che vanno oltre quello che può essere, diciamo, il risultato finale, quello che si vede, le belle serate, la godibilità, ma hanno un risultato oltre. Perché? Perché per fare questo l'associazione, quindi gli associati, si mobilitano molti mesi prima, e questo è un pretesto anche per rincontrarsi, rivedersi, stare insieme e programmare cose belle per lo sviluppo della comunità. Quindi questa è davvero la partecipazione nel vero senso della parola, e le associazioni sono appunto questa ossatura che alla fine riescono a far vivere il paese. Noi siamo veramente felici e orgogliosi di essere qui stasera alla 18ª edizione della Festa del Vino Gioiosa Ionica. Siamo i Versud, siamo un gruppo che viene da Reggio Calabria. Abbiamo un progetto che è il nostro progetto ormai da diversi anni, quello fatto di musiche e testi inediti che andiamo a sviluppare nel corso della nostra storia di gruppo, parlando semplicemente di quello che è la nostra Calabria, delle sensazioni, delle emozioni, delle bellezze naturalistiche, delle bellezze paesaggistiche, ma anche della gente di Calabria. Siamo veramente innamorati della nostra terra e cerchiamo di esprimerla attraverso la nostra musica. È sempre un piacere, ormai è una tradizione a cui non possiamo mancare. Effettivamente Gioiosa è un paese splendido, e comunque questa manifestazione dà un grande valore e una grande importanza a quello che è il centro storico. Spero che nel futuro possiamo fare ancora di più, ma comunque complimenti agli amministratori e a chi ha gestito questa bella manifestazione che ci inorgoglisce come gioiosani. Ho deciso di collaborare a questa esperienza perché sarebbe una bella esperienza come prima volta. Sono 2 giorni che aiuto qua e mi sono accorto che è una bella esperienza, e speriamo che questa tradizione va avanti per tutti gli anni. Come ogni anno da 18 anni siamo qui nel centro storico di Gioiosa per festeggiare San Martino, la festa del vino. Tutti noi vogliamo fare i complimenti all'associazione Borgo Antico, alla consulta delle associazioni, per la bellissima serata che ogni anno offrono al paese. Allora, l'associazione Prisarella ha dato anche il suo contributo, siamo presenti per aiutare la nostra consorella. Sta andando tutto bene e siamo felici di essere presente. Siamo felici per dare il contributo da parte dell'associazione Comma 3 in questa giornata di festa. Sono state 2 giornate di festa molto belle, di gioia, di collaborazione, di partecipazione. E dopo 2 anni che siamo rimasti chiusi, abbiamo potuto così assaporare la voglia di tornare a stare insieme, di gioire, di ballare, di giocare e di trascorrere delle giornate felici insieme a tutte le associazioni che hanno collaborato a questa festa. Facciamo parte dell'associazione Orizzonti e siamo venuti pure noi a dare una mano qui a Borgo Antico per cercare di garantire una ottima festa e di dare la nostra collaborazione giusto per la riuscita di questa serata. Abbiamo collaborato pure noi come ambulanza della misericordia di Gioiosa Ionica con l'associazione Borgo Antico per questi 2 eventi che si sono organizzati ieri e oggi. Eccoci, siamo quasi giunti alla conclusione di questa 18ª edizione della Festa del Vino San Martino a Gioiosa Ionica.
siamo nel centro storico di Gioia Saionica, molte le presenze, oltre ogni nostra aspettativa, nonostante le incerte condizioni meteo. Un ringraziamento anche all'associazione facente parte della consulta delle associazioni del comune di Gioia Saionica, alla Prologo, l'associazione Orizzonte, l'associazione Pisdarello, l'associazione Comma 3, l'associazione Recosol, alla Misericordia di Gioia Saionica che ha curato il servizio d'emergenza sanitaria. Un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e al Comando dei Vigili Urbani del Comune di Gioia Saionica per il servizio effettuato. E un ringraziamento speciale ai nostri associati che si sono adoperati nei vari stand e a garantire la buona riuscita della manifestazione. E adesso vi do un appuntamento, via la rassegna appunto del Centro Teatrale Meridionale per Reggio Fest Cultura Diffusa 2022 con Edoardo e la sua Napoli, si apre così il cartellone diretto da Domenico Pantano nelle periferie della città, quindi il primo appuntamento non dimenticate è mercoledì 16 novembre alle ore 20:30 presso la chiesa di San Nicola di Santa Domenica a Gallico, alla periferia nord della città, e replica così anche il giorno dopo, giovedì 17 presso l'auditorium Zanotti Bianco. E adesso insieme andiamo a guardare i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziamo con Gazzetta del Sud. Occhiuto, governare la Calabria è dura, intervista al presidente della regione a un anno dall'insediamento, a giorni la nuova giunta. Le sfide su sanità, grandi opere e ambiente, monito gli alleati sul garantismo. Proseguiamo, Erdogan, vile attacco, puniremo i colpevoli, qui donna kamikaze, si fa esplodere, 6 vittime e 81 feriti a Istanbul. Continuiamo con Reggio Calabria, la Metro City chiede solidarietà per Falco Matà, non tutti ci stanno. A Sant'Andrea auto travolge e uccide un ciclista sulla 106, ennesimo incidente sulla statale, killer. Vibo Valencia, sdegno bipartisan dopo lo sfregio a Palazzo Gagliardi. E poi Cassano, emergenza criminale, assemblea aperta nella sala consigliare. Andiamo a completare con le notizie che riguardano soprattutto lo sport e taglio basso. Il Milan ne torna a meno 8 dal Napoli, la Juve è terza, blitz dell'Inter, i rossoneri fanno festa soltanto al 92esimo. La Juve vince invece la super sfida contro la Lazio 3-0. Chiudiamo con il quotidiano, nel taglio alto si parla dell'esplosione in centro a Istanbul, probabile attacco kamikaze, sospettata una donna. E poi vedete i temi della sanità, dopo la sentenza della consulta si rischia l'assalto al tesoretto delle aziende. Il buco legislativo generato dalla decisione sul blocco dei pignoramenti potrebbe drenare le poche risorse a disposizione per i servizi, generando l'ennesimo crack finanziario. E poi ancora la storia, la clausura ai tempi dei social, la nostra casa ecologica, i cenacoli invece, il vescovo nostro ieri ha paravati in migliaia, siamo arca della nuova alleanza. Nello sport il Catanzaro non si ferma, vittoria anche a Viterbo, il Crotone supera l'Andrea, in rimonta in Serie D finisce pari tra Vibonese e Lamezia, vincolo Locri, Cittanova e Castrovillari, pari del San Luca. Volley per il Soverato, arriva la sconfitta. E poi dalle province, Catanzaro, Rosario Bressi, Arci, politiche sociali e il no alla guerra, Reggio Calabria sostegna Falcomatà dietro fronte di due amministratori. Vibo Valencia beccato a lanciare spazzatura, incassate 30.000 euro di sanzioni, Crotone, sanità, sindacati contro gestione ASP, turni legali al 118. E poi Lamezia Terme, povertà in aumento sulle richieste alla Caritas, Ioppolo, provinciale 23 chiusa, battaglia delle associazioni. E poi la tragedia sulla 106, un ciclista di Soverato travolto e ucciso, il soccorso, un volo salvavita per un bimbo di 10 giorni. Terzo settore, al Museo Pitagora si pratica l'inclusione. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti. Per quanto riguardava le prime pagine, la linea la restituiamo alla nostra redazione. E adesso andiamo a guardare insieme il meteo.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, arrivederci dal TG News e ovviamente da Raffaella. Ennesimo sbarco al porto delle Grazie a Roccella Ionica. Arrivati stamane circa 250 migranti di varie nazionalità, il più numeroso degli ultimi tempi. Incendio concessionaria Catanzaro, il rogo è doloso, le videocamere inquadrano il presunto autore. Le fiamme hanno distrutte 3 autovetture, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, dice la solidarietà non basta, serve un moto di ribellione dei cittadini. Dopo la decisione della Regione Calabria di supportare la candidatura della Locride a Capitale della Cultura 2025, il vicepresidente Giusi Princi incontra i primi cittadini ionici. La fiamma tricolore, si faccia chiarezza, alcuni sindaci prendono le distanze dalle loro firme, prima Ferruzzano, poi Anoia, Bagnara, Villa, Stilo e Stignano. Si sono conclusi a Stilo i festeggiamenti di San Martino. Il centro storico ha voluto rievocare l'estate di San Martino, una festa storica sul format del palio. A Gioiosa Ionica si è chiusa con un bilancio positivo la 18ª edizione della festa di San Martino, con grande partecipazione di pubblico e di eccezionale consumazione dei prodotti gastronomici in entrambe le giornate.